riusciva a fare amore, è bello. Non vale il freddo che facevo. Però ti grazie non sei. Squarcio il sole è uscito e io la sotteravo con ste mano attento a Dio che ritorno solo a guardare il mare, ci ritorno solo a guardare il mare. Un applauso forte, voglio sentirvi, grazie, grazie. È nostro? È nostro? Come un crescendo sordo? Ma che stai a dire? Ma principale, ma quale chitarra è chitarra? Che qua a mano da mattina a sera ci dobbiamo solo a cucchiare. Allora? Ora costa che dare, mi fa ridere. A parte spegni sta sigaretta e alza sto muro. È un minuto, due minuti, con sta sigaretta non stanno cose. Tutta da sta gente, sono venuto da un cucchiaio a rumena. Fammi compagnia tu. Sto paese, per ricerca della fuoro. Ma sa che qui c'è moro. Chissà. Forse mai ore tornerà. Può essere l'idea. Può essere l'idea. Perché? Che te costano tanto mai? Che se mette se mangia un filo libero. E te la metti. Posso? Faccio fine di Dimitru. Che chi l'ha visto più? Vabbè, tu l'ha maumorato, qual è quello? E mi sogno casa mia. Su lontano Romania. Ripenso a mamma mia, beh. A mamma. Chissà che cazzo sta con. Sempre poi. Ma io ritornerò. La barrevo. E canta. Si la barrevo. E lui canta. La barrevo. Almeno canto che fa piano. Simpatico. E se poi si curressa. Capote da carressa. Dice se non te va. Te ne puoi curare. Ricomincio a bastare. Bravo, basta. Ma hai sentito tanto solo quello sul pagatura qua su. Sì. O cucchiare al rumano. Fammi compagnia. Compagnia. C'è prova. E il cappello dov'è? Vuoi? Tutto. No, niente, rimettite giù. Dove sognare, perché
Grazie. Adesso la vera.
del coordinamento politico giovanile della CGIL e della Campania. Questa è la dimostrazione della politica della CGIL, della solidarietà tra generazioni. Ecco perché in questa piazza dei pensionati danno la parola ai giovani. Grazie a tutti. Anche in Italia esiste una mobilitazione costante capillare che contraddice quegli analisti e ci descrivono come un paese immobilizzato. Lo dico. Una guerra esplicita contro la speranza. Contro la speranza che quella mobilitazione rappresenta per il nostro paese. C'è chi teme la speranza, perché si vuole disperati, perché si vuole incapaci di immaginare una via di uscita, perché si vuole chiusi nelle nostre solitudini senza soluzioni. C'è chi vuole dare un'immagine dei giovani, dei precari, come di figure sperdute, ai margini, che hanno come alternative solo la rassegnazione alla sconfitta o la rabbia cieca. È un'immagine che è contro di noi, perché toglie ragioni all'esistenza del sindacato, perché dice esplicitamente che non c'è motivo di unirsi, non c'è ragione di aggregarsi, non c'è spazio per la centenaria. La precarietà ha delle cause e delle ragioni, è frutto delle politiche che hanno portato alla malsana competizione basata sulla conveniente cassetta di frutta, da chi diceva che siamo l'Italia peggiore, a chi continua a dire che la colpa è della precarietà, che è nel manifesto ideologico di un governo che ci vuole tutti quanti precari, che vuole estendere a tutti quello che noi giovani abbiamo sperimentato in questi anni. Il mondo del lavoro, come lo stiamo vivendo noi, è quello che la lettera del governo, l'Unione Europea e l'articolo del welfare non è la soluzione per risolvere questo dramma. Non siamo mica scemi. Se anche allungare l'età pensionabile dovrebbe servire a liberare risorse per i giovani. Ma ci devono spiegare come facciamo noi giovani a costruire con il cervello e tutto il resto. Il tema è chance al nostro paese, invece di fare solo operazioni di make-up ai conti pubblici. Con il make-up non si nasconde le tratte di innovare, per rafforzare quei settori strategici che possono produrre un'occupazione stabile e di qualità, per ridare senso al rapporto tra percorsi di formazione e di lavoro. Prima di tutto, e l'hanno detto anche i precari della scuola e del pubblico impiego, proprio da questa piazza l'8 ottobre, se si vuole fare davvero qualcosa per i giovani, bisogna subito mettere fine al moltiplicarsi delle tipologie di lavoro precario. Introdurre regole chiare per impedire l'abuso dei contratti truffa. Sono l'unica forma di sostegno al reddito. E lo siete anche magari quando vogliamo mettersi in casa a fare un figlio. E non basta. Di legalità, di sanità, di servizi, di occupazione. E una concreta competitività efficace.